6 maggio 1928 si svolge la 19ª edizione sul medio circuito delle Madonie di chilometri 108 da ripetersi 5 volte per complessivi 540 chilometri. I partenti sono 36, ne arriveranno soltanto 15. Vince Albert Divo, numero 56 su Bugatti 35B. Secondo, Giuseppe Campari con il numero 16 su Alfa Romeo 6C. Terzo, Caperto Conelli, numero 24 su Bugatti 37. Il giro più veloce sarà di Luis Chiron in 1 ora 26 primi e 29 secondi alla media di 74 km 927. I partenti sono 19, ne arriveranno solo 6. Vince Albert Divo, il numero 10 su Bugatti 35C. Secondo sarà Ferdinando Minoia, numero 36, sempre su Bugatti 35C. Terzo, Gastone Brilli Peri, numero 20 su Alfa Romeo 6C. Il giro più veloce e di Fernando Minoia in 1 ora 25 primi e 17 secondi alla media di 75,182. Maggio 1930 si svolge la 21ª edizione sempre sul medio circuito delle Madonie di chilometri 108 da percorrere 5 volte per complessivi 540 chilometri. Partenti sono 17, ne arriveranno solo 12. Thank you.
vince Achille Varzi insieme a Tabacchi su Alfa Romeo, secondo sarà Luis Chiron, terzo Caberto Colnelli. Il giro più veloce è di Achille Varzi in 1:21:21 alla media di 79,646. Il 10 maggio 1931 si svolge la 22esima edizione, però sul grande circuito delle Madonie, che è di chilometri 148 e 823, da ripetersi 4 volte per complessivi 594 km e 492 metri. I partenti sono 13, ne arrivano solo 6. Vince Tazio Nuvolari su Alfa Romeo 8 cilindri, secondo Baconin e Borzacchini su Alfa Romeo, terzo Achille Varzi. Il giro più veloce di Achille Varzi in 2:03:54, alla media oraria di 70,694. Ma il vero vincitore è lui, che nel 1906 ebbe la grande intuizione. 8 aprile 1931, un matrimonio che a Palermo fece storia. Quello di Enrico Roberto d'Orléans, conte di Parigi, con la principessa Isabella d'Orléans Braganza.